benvenuti. Il documentario di oggi è fra i capostipiti di un genere di documentario storico che da un po' di tempo ha molto successo in Inghilterra e negli Stati Uniti e che consiste nel rievocare la vita quotidiana, che so, di un monastero medievale o dei pionieri nel Far West, seguendo la giornata di un gruppo di studiosi che si impegnano a rivivere letteralmente quell'esperienza con tutte le limitazioni materiali dell'epoca. Nel nostro caso specifico, l'esperimento consiste nel seguire e nel ricreare tutta la preparazione di un grande banchetto di Natale alla corte dei Tudor. Per intenderci, è l'epoca della regina Elisabetta d'Inghilterra, nel XVI secolo. Il tutto usando esclusivamente gli ingredienti, gli attrezzi e le pratiche culinarie che si usavano a quell'epoca. Buona visione. Questa è Haddon Hall, un monumento a un'epoca ormai scomparsa. Siamo nel più grande parco nazionale britannico e questa sontuosa residenza è come una capsula del tempo, rimasta immutata dal regno di Elisabetta I nel 1590. Avete altri prosciutti cotti? Oggi qui si svolgerà un esperimento singolare. Dolci e pane! Senza alcuna delle comodità moderne, un gruppo di storici e archeologi ricreerà un banchetto dell'epoca Tudor, come si sarebbe fatto più di 400 anni fa. Davvero splendido! Stirature in stile Tudor! Indosseranno abiti d'epoca. Ricaveranno il cibo dalla campagna. Visto? Hai fatto centro! E useranno le antiche ricette. 5 mammelle! È un ingrediente insolito! Iniziamo un viaggio nel nostro passato per scoprire come si viveva tanto, tanto tempo fa. Siamo nel Parco Nazionale del Peak District, Inghilterra centro-settentrionale. Haddon Hall è disabitata da 300 anni, ma ha resistito alle guerre, al mutare delle mode e alle alterne fortune dei suoi padroni. Oggi un gruppo di esperti si appresta a riportare la vita nelle antiche stanze. Inizia un viaggio nel tempo per ricreare un banchetto dell'epoca Tudor, usando solo ciò che esisteva nel 1590, quando la casa è stata completata. Era un'epoca di profondi cambiamenti sociali, in cui il mondo diventava più grande e i sapori si arricchivano. L'Inghilterra era ad un bivio e doveva definire la sua identità e il suo ruolo nel mondo. Aveva scelto di rompere con Roma e con gran parte dell'Europa e questa svolta si sarebbe fatta sentire in ogni campo, dall'architettura all'arte alla cucina. Le esplorazioni le aprivano nuovi territori e la arricchivano di nuovi prodotti. Era un'epoca entusiasmante. Mark Meltonville dirige le cucine del Palazzo Reale di Hampton Court, dove organizza delle degustazioni di antiche ricette. È una grande sfida. Sto cominciando a rendermi conto che dovremo cucinare con le ricette più oscure che esistano. La cottura si basava essenzialmente sul fuoco vivo, ma non è scritto quanto dovremo tenere le pietanze in questi forni. Non abbiamo i tempi né per l'arrosto né per la bollitura. Dicono solo cuocere finché è pronto. Ogni ricetta si presta a 20 interpretazioni diverse. Senza moderni elettrodomestici, dovranno sfruttare la loro abilità ed esperienza per preparare piatti ormai dimenticati con le ricette dell'epoca. Guarnire il pavone con le sue piume, in tal guisa da farlo sembrare vivo. Ruth Goodman è una profonda conoscitrice della vita domestica dell'epoca Tudor. Ci concentreremo sui piatti principali che rendono la tavola più bella, perché anche l'occhio vuole la sua parte, ma faremo tante altre pietanze con tutte le salse e gli aromi e li serviremo secondo lo stile dell'epoca. Gli archeologi Hugh Beamish, Alex Langlands e Peter Ginn, che per tutti è Fonzie, forniranno la manodopera in cucina.
Mica in tutti i banchetti c'era una testa di cinghiale con la mela in bocca. Beh, perché no? Si può fare. Possiamo farlo. Hai visto lo stemma? Oh, sì, è vero. C'è la testa di cinghiale sullo stemma della famiglia. Sì. E le piume di pavone? Sì, pavone e cinghiale, sono ovunque. Quindi avremo cinghiale e pavone sulla tavola. Sarà elegante, costoso, con ingredienti esotici e lavorazioni complesse. È importante che tutti vivano un'esperienza unica. È tempo di passare dalla teoria alla pratica. Per 3 giorni questa brigata di storici e studiosi cucinerà pavoni e cinghiali, selvaggina e una gran varietà di piatti salati e dolci per farci rivivere un vero banchetto dell'epoca Tudor. Il primo passo è rimettere le cucine in condizione di piena operatività per la prima volta in più di 3 secoli. Erano almeno 3 i grandi focolari alimentati a legna e in uso costante. Fonzie e Hugh provano a riaccendere i fuochi. Questa è la stufa e dentro c'è un paiolo di rame che serve a far bollire l'acqua. Qui c'era l'acqua, sotto c'era il fuoco, si copriva con un coperchio e con un po' di fortuna in poco tempo avevi l'acqua bollente. Bene, questo è il momento di usare l'acciarino. Selce e acciaio, le sfreghi insieme e ottieni le scintille. Ecco. Era il loro accendino. Più o meno. E dov'è il gas? Niente gas, usavano questo come esca. Un pezzo di stoffa molto sottile lasciato un attimo in forno per asciugarlo. Con una scintilla dovrebbe accendersi. Ti basta la teoria? Sì, può bastare. È meno facile di quanto sembri. Purtroppo. Come tante cose, nelle cucine dell'epoca anche accendere il fuoco era un lavoro lento e tedioso. Prova tu. Bravo, l'hai acceso. Ora basta metterlo in un po' di stoppa. Ehi! Ha preso, vero? Ora continua a soffiare delicatamente. Il lavoro nelle cucine di Haddon Hall era un posto ambito e privilegiato. Qui i cuochi erano quasi tutti uomini e, dato che il loro salario medio era più alto, una cucina tutta al maschile era segno di ricchezza. Alle donne erano spesso riservati i lavori più umili. Una residenza così grande consumava un'enorme quantità d'acqua per le cucine, per le pulizie, per bere e fare il bucato, e veniva attinta così 2 secchi alla volta. Il giogo è poco elegante, ma aiuta, perché distribuisce il peso sulla schiena, invece di portarlo solo con le 2 braccia, e i secchi non sbattono sulle gambe. Poche case potevano permettersi il lusso dell'acqua corrente, e di regola si contava sulle fonti naturali e sul lavoro fisico. Le donne facevano essenzialmente un lavoro muscolare. Certe figure che si vedono nei film in costume, così delicate, qui non avrebbero resistito. Bisognava essere forti e preparate, altrimenti non si poteva lavorare e si faceva la fame. Chi assumeva delle serve guardava l'aspetto fisico, ma in questo senso. Facevano una vita molto dura e difficile. Io ho appena cominciato e sono già stremata. L'acqua può essere molto pesante. Nelle cucine, Fonzie e Hugh sono riusciti a accendere il fuoco sotto l'acqua. Un bel calduccio, vero? Sì. Bene, per noi è un momento emozionante. Per la prima volta dopo più di 300 anni il fuoco torna a bruciare qui dentro. Non vediamo l'ora di utilizzarlo. Adesso dobbiamo spingerlo più sotto. Penso di sì. Oh, bene, fantastico. Mi piace. Ottimo lavoro. Hai preso l'acqua?
Bene, proviamo a metterne un po'. Accidenti. Aspettiamo che inizi a bollire. Per ora abbiamo finito. Non ci vorrà molto. No, non credo. Le cucine di Haddon Hall erano il motore dell'intero palazzo. Il macellaio le riforniva regolarmente di carni pregiate e selvaggina. Dal forno annesso alle cucine uscivano pane caldo e pasticci, mentre abili mani preparavano dolci con ingredienti esotici. Era una piccola industria alimentare, organizzata per rifornire la tavola in quantità e qualità. È tutta la mattina che Alex ha le mani in pasta. Posso darti il cambio, così ti riposi? Oh, sì, grazie. Mi piace, è bella umida. Ti prego, continua tu. Non immaginavo di faticare tanto. Vai benissimo come prima volta. E presto sentirai il profumo del pane. Intanto senti l'aroma del lievito. Sì? E per finire, dopo che l'hai stesa bene e hai smosso tutto il glutine... Sì. Devi appallottolarla, coprirla e metterla in un posto caldo. Vicino al fuoco? Sarebbe perfetto. Oppure, per rispettare l'accuratezza storica, dovremmo metterla fuori, sotto un melo. E perché sotto un melo? Le mele hanno un lievito nella buccia e quando fermenta diventa sidro. Quindi sotto un melo la massa cresce prima, soprattutto se hai poco lievito. Non è solo una vecchia leggenda delle nonne. No, è tutto vero. Scientificamente provato. Sembrava già una leggenda ai tempi dei Tudor, perché è una tradizione molto antica e una volta che c'è abbastanza lievito, crescerà benissimo. Sì. Se andrà bene, ne ricaveremo 2 dozzine di panini. È già più umida. Come ti sembra? Comincia a essere più elastica. Sentila. Ora sembra meno una pasta per dolci ed è più simile al pane. Bene. Se fai così e quando la premi torna su, vuol dire che sta lievitando. Dai, impastala di nuovo e senti che è diversa. Oh, sì, hai ragione. Questa è pronta. Ora ne devi fare solo altre 2. Altre 2 così? Ce la puoi fare. L'acqua inizia a bollire nel paiolo di rame. Per la prima volta dopo secoli è tornato a svolgere la sua funzione. Per il banchetto mi serve della gelatina. Normalmente andrei al supermercato e comprerei quella confezionata, ma qui dovrò farla nel modo tradizionale, quindi estrarla dalla pelle, dalle ossa e dalle cartilagini di questi zampetti di maiale. Prima devo farli bollire per 8 ore. È meglio che cominci. Intanto Ruth è al lavoro in questa particolare ala della cucina riservata a tutte le cotture che richiedono l'uso di zucchero. Nel 1590 lo zucchero costava dalle 16 alle 20 volte più del manzo. Se sapete qual è oggi il prezzo della carne e provate a fare i conti, vi accorgerete che un chilo di zucchero costava circa 300 sterline. Il signore non si fidava di lasciare il prezioso zucchero in mano ai suoi cuochi. Questo lavoro era riservato alle dame della casa, spesso alla stessa moglie del signore, o meglio a una sorella, o un'altra parente stretta, e ogni servo che entrava qui veniva tenuto d'occhio. Seguendo una ricetta originale dell'epoca, Ruth cercherà di preparare un marchpane, un dolce di marzapane guarnito di glassa e foglia d'oro, che solo i più ricchi potevano permettersi. Come fare un buon marchpane? Prima prendere una libra di mandorle lunghe e piccole, sbiancarle in acqua fredda. Poi prendere un panno e asciugarle bene. Poi dice pestarle con forza in un mortaio. Quindi, dopo aver pestato le mandorle fino a ridurle in una specie di polvere, potrò aggiungervi lo zucchero macinato. Oh, che fatica! Non oso pensare quanto ci vorrà. Per fare la prima dose di zucchero che è in questa scodella, ho pestato per quasi 1 ora e mezza. Me ne servono 3 come quella e questa è la seconda. Le gambe mi fanno male. Mi vergogno, ma chiederò aiuto ai ragazzi. Vi prego. Alex? Sì? Puoi venire a darmi una mano? Sì, arrivo subito. Come ti posso aiutare? Potresti pestare questo zucchero? Pestarlo e basta. Per favore. Bene, devo ridurlo in polvere, vero? Sì, intanto io faccio le mandorle. Proprio in polvere? Sì, come questo, guarda. Sembra quasi farina. Sì, è proprio questo il punto. Ci vorrà un secolo. Sì. Tanta fatica per un po' di dolcezza.
Ed era un lavoro da donne. Sì, sì, è proprio vero. Io ci avrei messo una vita. Organizzare grandi banchetti era prassi comune nelle residenze nobiliari dell'epoca Tudor. A Haddon Hall vivevano e lavoravano più di 70 servi, molti dei quali avevano il compito di rifornire le cucine del palazzo di prodotti freschi e carne. Liberato dal lavoro in cucina, Alex si unisce a Fonzie nella ricerca di uno dei piatti forti della tavola. Li accompagna Anthony Salt, che ha reintrodotto i cinghiali selvatici nella sua fattoria, nel Derbyshire. Ci è voluto un po' per trovarli. Che fanno qui? Mangiano? Credo che stiano mangiando delle ghiande. Sì, ma siamo a distanza di sicurezza. Non corriamo rischi qui, anche se hanno un olfatto sviluppato. Sì. Ma la loro vista è meno buona. Sì, giusto. Ora siamo sotto vento, quindi non ci hanno ancora fiutato. Altrimenti sarebbero già scappati. Sì. La caccia al cinghiale era uno dei passatempi dell'aristocrazia terriera. Con le zanne lunghe e affilate, un grosso maschio era una preda degna di un re. Quanto sono pericolosi? Possono inferocirsi se si sentono in trappola. Questi non sono maiali d'allevamento. Certo. Sono selvatici. Già. Già alla fine del XVI secolo, i cinghiali selvatici autoctoni si erano estinti in Inghilterra. Come oggi, venivano importati e reintrodotti nelle riserve di caccia. Li hanno sterminati perché facevano troppi danni ai campi e alle coltivazioni. Potevano rovinare un appezzamento in una sola notte. Sì. Allora i possidenti li hanno cacciati fino a spingerli all'estinzione. È dipeso anche dalla distruzione dell'habitat naturale. I boschi sono stati abbattuti per fare carbone e per rifornire di legname i cantieri navali. È vero, avevano sempre meno posti dove vivere e nascondersi. Che sapore ha la loro carne? Ha il tipico gusto della selvaggina, molto più forte del maiale d'allevamento. È più simile alla carne bovina. Vero? È molto più rossa e scura rispetto al comune maiale d'allevamento. Oggi la carne di cinghiale selvatico sta tornando di moda. Anthony ha accettato di destinare uno dei suoi capi al banchetto di Haddon Hall. Ho macinato tutto lo zucchero e tutte le mandorle e li ho incorporati insieme con un po' di acqua di rose, come è scritto nella ricetta. Ed ecco a voi il marzapane. Non sembra un granché, ma ho faticato tanto. Allora, come vedete, ne ho preso dei grossi pezzi e ora comincio a modellarli con uno stampo. Vediamo. Faccio un po' di spazio. Vi spiego il mio piano. Farò un grosso dolce piatto e rotondo, che sarà alto più o meno così, se mi basta il marzapane. Poi metterò la glassa e forse la foglia d'oro. Farò anche un piccolo albero al centro. L'ho letto in una ricetta dell'epoca. Ora vediamo se ci riesco. Credo che comincerò da qui, per capire se ho lo spessore giusto e quanto posso farlo grande. Gli zampetti di maiale stanno bollendo nel calderone da 8 ore e Fons e Mark possono ora cominciare il processo di preparazione della gelatina. Per ora sembra più una zuppa. Per schiarirla dobbiamo filtrarla più volte per liberarla progressivamente dai grumi. Alla fine dovrebbe restare solo la gelatina liquida che, una volta raffreddata, acquisterà la consistenza voluta. Ora farò la mia glassa e userò dello zucchero e dell'albume, che ho già battuto un po' insieme. Devo lasciarla molto liquida e poi la spennellerò con una piuma d'oca. Mentre Ruth continua il delicato lavoro di glassare il marzapane,
Nell'appiccatoio della casa, Alex inizia a scuoiare un daino, un altro dei piatti del banchetto. Lo aiuta un macellaio locale, Michael Shirt. Stiamo cominciando dalle zampe, vero? Sì, prima scuoiamo le zampe dell'animale e poi lo appendiamo per i quarti in modo da rimuovere la pelle tutta insieme. Così, oltre alla carne, che è la parte più pregiata, avremo anche la pelle, che allora veniva usata per fare tappeti. Non si buttava nulla del daino, a parte forse gli zoccoli. No, 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 li facevano bollire per fare una specie di colla. Davvero? Nel XVI secolo la carne di daino era tra le più apprezzate. Se si veniva invitati a casa di un nobile e a tavola servivano daino o cervo, era un modo per dimostrare il suo potere, la sua ricchezza, il suo ruolo gerarchico. Ed era anche la prova che aveva diritti di caccia, un privilegio riservato ai potenti. Intanto in cucina, Fonzie e Mark stanno ancora filtrando la gelatina. Si fatica anche con la gelatina. Sì, è questo il punto. Il cibo poteva essere costoso per la provenienza oppure per la quantità di lavoro. Qui la materia prima è povera, scarti del maiale. Ma due persone, io e te, devono faticare per ore solo per un piatto di gelatina. Organizzare un banchetto non era uno scherzo. No. Alla fine del 600, Haddon Hall era una delle più grandi residenze nobiliari d'Inghilterra e rifletteva la ricchezza e la raffinatezza delle classi dominanti. Per comprendere meglio la gastronomia di quel lontano passato, Ruth incontra Mary Lloyd, una storica locale, nella magnifica galleria del palazzo. Ecco la testa di cinghiale, lo stemma della famiglia Manners. Sì, è un cinghiale, ma sono stati i Vernon a costruire la casa. Oh, è vero. E quello lassù è il pavone. Sì, è magnifico. Non mi avrebbero mai fatto salire qui, vero? 400 anni fa per una donna comune era impensabile. Nel 1590 Haddon Hall era la residenza di Sir John Manners e i suoi eredi ne sono ancora i proprietari. Sono alcune liste degli acquisti per la cucina. Sono le liste della spesa? Sì. Compilate qui? Sì. Dell'epoca che ci interessa? Sì. Oh, sì, guardate, c'è la firma di Sir John Manners. Equivale a una data? Sì. 3 dozzine di polli, 11 dozzine di piccioni e un sacco di roba. E 3 barili di ostriche. 3 barili di ostriche? Immagino che costassero meno all'epoca. Probabile. 5 mammelle. È un ingrediente insolito. Sì. A giudicare dalla quantità è probabile che fosse un evento importante. Sir George Vernon, il suocero di John Manners, era famoso per i suoi banchetti. Infatti era considerato il re della regione. Davvero? Ed era noto per la grande ospitalità. Ogni occasione era buona per fare festa. Quasi ogni giorno, sì. Haddon Hall era famosa per i grandi banchetti. Un dipinto dell'epoca mostra i festeggiamenti per il Natale nella Sala Grande. Secondo la leggenda, fu durante una di queste feste che Dorothy Vernon, la figlia minore di Sir George, sarebbe fuggita per sposare John Manners. Da loro sono discesi i duchi di Rutland. C'è una tradizione di grandiosi festeggiamenti legata proprio a questa casa. Oh, è fantastico! Alla fine della prima giornata di lavoro arriva l'ora del riposo. Agli aspiranti cuochi di Haddon Hall è stata riservata una cena a base di avanzi, tanto per restare umili. Sono le frattaglie. Del daino? In un pasticcio. Ora chi ha il coraggio di tagliarlo? Vai, Alex, a te. Passo. Basta aprirlo ed ecco un buon pasto caldo. Sì. Un buon aroma di rosmarino. Mi piace. Buonissimo. Tutti si stanno calando nei loro nuovi ruoli. Ma resta ancora molto lavoro da fare. La giornata è finita ed è andato tutto secondo i piani. È vero? Sì. Com'è venuta la gelatina? Sì, bene. Tu mi sembri convinto, ma lui prima no. Io sono nato convinto. Sorge un nuovo giorno a Haddon Hall e inizia la ricerca degli altri ingredienti per il banchetto. Le cucine venivano rifornite di prodotti freschi direttamente dai terreni della tenuta. Ruth fa provviste nel giardino delle erbe. Non mancava mai un giardino delle erbe in una grande tenuta. Non serviva solo per l'alimentazione, anche se era importante, dato che offriva una varietà di piante e aromi, ma fungeva anche da insetticida naturale. Allontanava gli insetti nocivi, spandeva un buon odore
e contribuiva all'igiene. La lista dei pregi è lunga, ma aveva un ruolo centrale. Nelle cucine aristocratiche del tempo si usava un'enorme varietà di erbe e piante. Il conservante alimentare più usato era infatti il sale, e le erbe permettevano di attenuarne il sapore. Ma avevano anche altre utili proprietà. Queste piante non venivano consumate solo per il sapore, ma anche per le proprietà terapeutiche. Le teorie mediche prevalenti all'epoca si basavano su questa particolare idea dell'equilibrio tra i quattro umori: sangue, flemma, bile gialla e bile nera. Se erano in equilibrio si stava bene, ma ognuno aveva un equilibrio diverso. Gli uomini erano diversi dalle donne, i giovani dagli anziani, e anche il colorito influiva. Io sono rossa e in base a questa teoria ho tanta bile gialla, che è il colore più caldo e secco, quindi mi arrabbio facilmente. Non dovrei mangiare troppi cibi asciutti e piccanti, meglio evitare mostarda, peperoni o rabarbaro e abbondare con i cibi freschi. Dovrei mangiare l'angelica, la lattuga e il sedano, che avrebbero un effetto rinfrescante e calmante, rendendo più simpatica. Per cucinare tutti i piatti previsti dal menù del banchetto servirà un'enorme quantità di combustibile, quindi bisogna fare scorta di legna. Se pensate a tutti i focolari che c'erano in questa casa nel XVI secolo, dovevano raccogliere tantissima legna. Il fuoco serviva per cucinare, per scaldarsi, per bollire l'acqua. C'erano fuochi accesi in qualsiasi giorno dell'anno. Dall'altra parte della tenuta, Fonzie è sceso al fiume con un pescatore locale, Richard Ward, nella speranza di prendere qualcosa all'amo. Bisogna restare nascosti. Avranno solo una canna e una lenza simili a quelle in uso nel XVI secolo. Questa è un po' la tipica canna commerciale in uso nell'epoca Tudor ed è rimasta invariata per almeno un secolo. La parte inferiore della canna, come vedi, è di legno di nocciolo. Sì. Ho fatto un taglio qui in cima per toglierne un pezzo. Con questo angolo. E vi ho inserito una sezione di susino selvatico, che è un legno elastico e resistente, unendolo insieme con un filo di lino impregnato di cera d'api. Resta molto compatta, anche senza colla. Posso muoverla senza rischiare di romperla. Qui in punta c'è una lenza fatta di crini di cavallo. Sono 21 singoli crini divisi in tre fasci da 7, intrecciati insieme per ottenere una piccola corda. E qui ce n'è un altro pezzo che è legato al primo con un nodo ancora oggi usato dai pescatori di fiume. Si chiama nodo d'acqua. È il segno che sapevano quel che facevano, perché non erano hobby, dovevano ottenere dei risultati. Per loro era come fare la spesa. Il pesce non si comprava, bisognava pescarlo. Dovevano prenderlo, sì. Il fiume Wye attraversa la tenuta di Haddon Hall e non era solo una fonte di acqua dolce per la cucina, ma forniva anche pesce fresco, come la trota fario. L'ambiente naturale di queste trote si è ridotto a causa delle varie attività umane. Sì. Siamo fortunati perché qui vicino alla casa scorre un fiume dove le trote fario sono ancora presenti. Ma servirà comunque molta fortuna per pescarle. Ce la faremo, ma forse non qui. Mi sto raffreddando. Credo che li abbiamo spaventati a forza di parlare. Non sono lontane, ma non credo che abboccheranno. Risalgono il fiume. Del resto tu mangeresti se fossi spaventato? No. Se qui ci fosse un nemico, uno spagnolo che ti punta una spada alla gola, non vorresti mica mangiare un pasticcio di carne, no? Ora mi hai fatto venire fame. Dai, riproviamo. Questo è il problema, perché sappiamo che sono qui. Sì. Nei secoli i pescatori hanno imparato che non bisogna farsi né vedere né sentire dai pesci. Proviamo in un altro tratto del fiume? Sì. E stavolta cerchiamo di non spaventarli, eh? Facciamo in modo che non scappino. Sono fragoline di bosco, le sole che esistevano all'epoca Tudor. Infatti, quelle grosse che mangiamo oggi sono un ibrido tra queste e una varietà americana. Qui si trovano ancora queste fragoline e sono piccolissime, ma così buone e dolci.
Ho letto diari di aristocratici di Londra che annotavano i pasti e scrivevano: per cena una pinta di fragole e un pollo. Era un pasto da re. E pensate quanto tempo serviva per raccoglierne tante. Dovresti provare anche tu, è divertente. Va bene. Devi tenerla così. Così? Eh sì, il segreto è di non mettere troppa forza quando tiri avanti la lenza, ma riservala tutta per quando la tiri indietro. E poi lasciala tornare avanti, è chiaro? Avanti, un po' indietro e di nuovo avanti. Visto? Hai fatto centro. Manca solo un pesce ora. Già. O almeno che abbocchino. Dai. Charles Cotton, che era un pescatore del Derbyshire, diceva che se non riuscivi a pescare una trota di 40 centimetri con due crini di cavallo non eri degno di farti chiamare pescatore. Ancora non so se sarò alla sua altezza, perché trovo che questa lenza sia incredibilmente fragile. A un banchetto dell'epoca si servivano trote? Sì, mangiavano queste trote, quindi si ingegnavano per pescarle. Mettevano delle nasse in acqua e i servi scendevano al fiume già all'alba a pasturare con mollica e vermi quando c'era un banchetto importante per i nobili o addirittura per la famiglia reale in visita. Gli ospiti si aspettavano di trovarle a tavola. Già, bisognava pescarle e basta. Questo non era un passatempo, ma il loro lavoro, e dovevano tornare con le trote. Per ora non sta andando bene, vero? No, speriamo che gli altri ne abbiano presa qualcuna, perché da noi proprio non se ne vede nessuna. Forse dovremmo mettere delle nasse. Sì. Mentre Alex torna al palazzo, trasportando una fascina di legna per il fuoco, in cucina gli altri si preparano a mettere in forno il pane. Ruth sta cercando di accendere i forni per il pane vecchi di 400 anni. In sé il forno è molto semplice, fatto di pietra o mattoni, ma deve avere una forma precisa in modo che il calore venga incanalato bene per una cottura uniforme. Infatti sono le pietre calde del forno che cuoceranno il pane. Per cominciare ho acceso un piccolo fuoco al centro e le fiamme vanno in alto. È un focherello, ma crescerà. Quando brucerà come si deve, cercherò di orientare le fiamme su tutta la superficie. Tra un po' vedremo che formerà una specie di pennacchio. Le fiamme saliranno fino a toccare la volta del forno, per poi allargarsi e scendere lungo le pareti fino a scaldare tutto. Più tardi vedremo il fuoco che si muove così, alla base, e poi forma come una curva e va in alto. Solo quando avrò ottenuto un fuoco di una certa forma e di un certo colore, allora saprò che il forno si è scaldato bene. È un criterio affidabile. Ma serve tanta pratica. È più facile girare una manopola. Va bene, altra legna. Per essere un forno che non viene usato da tempo, sta andando molto bene. Chissà chi è stata l'ultima persona che l'ha acceso. Ma immagino che sia stato felice quando ha finito. Qui niente è facile. Ruth sta avendo dei risultati col forno, più di Richard e Fonzie, che ancora non hanno visto neanche una trota. Niente pesce? Ci vogliamo fermare? Sì, se vuoi. Almeno non ci puniranno. Lo spero. Siamo i cocchi del Signore, vero? Occhio, non dimentichiamo questa. Cos'è? È lana di pecora. Si deve essere strusciata qui e sembra lana di agnello, ma non va sprecata perché può servire per fare il corpo di una mosca. Allora teniamola. Sì, la prendo e la metto in questo sacchetto, pronta per quando vorremmo fare una mosca da usare. Sì, è pronta per la prossima volta. È così che facevano. Raccoglievano lana, soprattutto delle pecore dal vello nero, e anche topi. Il loro pelo era usato per fare queste esche. Allora terrò gli occhi aperti. Sì. Peccato che non ci fosse il tè a quei tempi. Non ancora. Oh, vedo dei pesci affiorare qui.
Mentre il forno si scalda, Ruth può iniziare a preparare il piatto forte per la tavola del signore. Gli aristocratici dell'epoca amavano sorprendere gli ospiti con piatti fantasiosi e scenografici, e non c'era nulla di più spettacolare di un pasticcio di pavone. Bellissimo animale. È splendido. Una vera meraviglia. Non ha ancora iniziato a perdere le piume della coda, è perfetta. Sì. È tutta dritta fino in punta. Non ha perso neanche un ciuffo. Magnifico. E mi sembra anche freschissimo. Vero. Ora lo svegliamo? Sì. Durante l'epoca Tudor si mangiava molto pollame e altri animali da piuma, quindi anatre, oche, pavoni e cigni. Tutti uccelli che potevano essere allevati per le loro carni. È una tradizione che si è persa e non c'è un vero motivo. Non so perché non si allevino più i pavoni. La loro carne è commestibile, ma sono considerati solo una presenza ornamentale. In fondo è un pollo, solo più colorato. Sì. Mangiare un pavone sembra una crudeltà, ma anche i polli sono belli. Cerco di togliere la pelle tutta intera in un pezzo unico, così potremo riutilizzarla. Infatti la userò per guarnire la pietanza e ricreare l'effetto visivo. Ovviamente spero che sarà buono, oltre che bello, ma anche l'occhio vuole la sua parte. Nei libri di ricette che ho letto la sua carne veniva giudicata disgustosa, ma l'ho cucinato un paio di volte e mi è piaciuto. L'alimentazione degli aristocratici era ovviamente molto diversa da quelle dei ceti più umili. Mangiare carni bianche di ogni tipo era un lusso e anche il pollo era una rarità a tavola. Il pollame era roba da ricchi e nobili. Una gallina era un bene prezioso perché rendeva molto di più da viva per le uova. Mangiare pollo è diventato comune solo negli ultimi 25 anni del XX secolo con l'allevamento intensivo, ma per secoli è stato un lusso. Mark prepara una miscela di spezie per insaporire il pasticcio, con ingredienti che erano disponibili solo nelle case più ricche. Le spezie usate per questi piatti erano care e rappresentavano un altro sfoggio di ricchezza. Una grande casa con grandi sale, mobili di lusso e cibo delizioso. Erano tutte cose che costavano e spesso venivano da terre molto lontane. Oggi è difficile capirlo perché certe spezie costano meno e non gli diamo lo stesso valore. La cannella è un buon esempio. Un bastoncino come questo lo usiamo a Natale per qualche dolce, poi resta nella credenza. Circa 400 anni fa, se avessi potuto comprare 3 navi complete di equipaggio da inviare in Oriente e riempire solo di cannella, e se dopo 3 anni anche una sola fosse tornata indietro, avrei realizzato un profitto sufficiente per vivere di rendita per il resto della vita, perché valeva una fortuna. Ho quasi finito qui e sta andando molto bene perché era ancora caldo e questo fa una bella differenza. Sarà bellissimo sul tavolo, un vero spettacolo e sono soddisfatta. Dopo aver finito di spellare il pavone, si procede a preparare il ripieno del pasticcio. Sto sminuzzando del grasso di manzo che useremo per il pasticcio di pavone. Devo farlo a dadini molto piccoli, in modo da poterlo aggiungere alla carne e alla frutta secca, per rendere il pasticcio più umido e quindi succulento. Ecco un'altra cosa a cui oggi diamo poco valore, la noce moscata. Era l'ultima novità in fatto di spezie. Intere fortune sono state guadagnate e perse per la noce moscata, in base alle fluttuazioni del mercato. Chi tiene i cordoni della borsa nella casa me la concede col contagocce. Dovrò farmela bastare per il pasticcio. O forse dovrei mettermela in tasca, scappare e vivere come un re per tutta la vita. Meglio che le posi o cado in tentazione. Vediamo. Sì? Oh, è bellissimo. Credo che ci basterà. Sì. Mi sembra bello, pieno e compatto. Sì, non c'è uno spazio libero. Questo va sopra, ecco. Mentre i forni continuano a scaldarsi, i cuochi hanno un momento di respiro.
e Ruth ne approfitta per dare gli ultimi ritocchi al suo dolce di marzapane. Sta decorando i bordi con della foglia d'oro. Questo è oro vero e vale una fortuna allora come oggi. Rappresentava quindi uno sfoggio di ricchezza. Non si può usare dell'oro finto perché è tossico, mentre quello vero è inerte, quindi entra ed esce dall'organismo senza fare danni. L'oro vero è commestibile ed è sempre stato prezioso. Immagino che chi lo usava in cucina sentisse la pressione e forse era più pratico di me. All'epoca si sceglieva un piccolo pezzo d'oro e un poveretto doveva prenderlo a martellate su un cuscinetto fino ad ottenere questa foglia incredibilmente sottile. Ci vuole abilità per battere e assottigliare un metallo senza romperlo. È quasi fatico a crederci. Io già fatico a prenderlo senza romperlo. La mia paura è sbagliare le rifiniture e non ottenere un effetto qualitativo nella presentazione, che era importante all'epoca. Temo che il risultato sarà più rozzo. Mentre Ruth valuta l'andamento del lavoro, siamo già al momento decisivo per i fornai. Sto raccogliendo le braccia ardenti, il forno è alla temperatura giusta e la pietra è abbastanza calda per cuocere il pane. Ora che il forno è caldo, hanno pochi secondi per infornare tutto il pane e i dolci prima che inizi a raffreddarsi. Dolci e pane. Quando togli la brace e metti il pane, devi essere molto rapido perché appena apri il forno, la temperatura interna inizia subito a calare. Chiudo. Pane e dolci si cuoceranno in forno per tutta la notte. Lo sportello viene sigillato con la massa del pane per impedire che il calore si disperda. Possiamo rilassarci, iniziamo a rallentare. Togliamo la cenere e sigilliamo il forno. E potremo dedicarci al resto con tutta calma. Arriva il giorno del banchetto. E tutti si alzano all'alba per una lunga giornata di lavoro nelle cucine. È la prima cosa da fare, accendere il fuoco. Alle 5 i servi, e in questo caso io e Fons, devono prendere dei legnetti e qualche bel pezzo di stoppa per accendere i fuochi, in modo che siano caldi e pronti il prima possibile, perché c'è tanto da fare oggi, con tante preparazioni diverse. Qualcuno dovrà sempre tenere d'occhio il fuoco e alimentarlo per evitare che si spenga. Per Ruth, il primo compito della mattina è dare gli ultimi ritocchi al pasticcio di pavone. È appena uscito dal forno. Sembra cotto bene. Perfetto, ora devo fare così. Prendo la pelle e la metto sopra. Bene. La ricetta originale descrive come ricoprire il pasticcio con la pelle e le piume del pavone, usando del fil di ferro, in modo che l'animale sembri vivo in tavola. Mi sembra perfetto, davvero splendido. Insieme ai piatti forti, stanno preparando una serie di altre pietanze di carne, verdure, insalate e dolci. In una casa aristocratica, qualità e quantità erano il vero segreto di un banchetto riuscito. Avremo dei prosciutti caldi. Forse faremo anche dei polli all'ultimo momento. Abbiamo il daino e il cinghiale da arrostire allo spiedo, il pasticcio di pavone da servire in tavola, ci sono i panini caldi da sfornare e tutti i dolci da cuocere. E poi ci sarà anche il brindisi per 40 persone e allora avremo finito. Stiamo preparando tanto cibo e può sembrare eccessivo, ma non è questo il punto. È chiaro che non mangeranno tutto. L'obiettivo è offrire agli ospiti una vasta scelta. Ancora oggi molti non hanno tanta scelta a tavola e nell'epoca Tudor le persone comuni avevano pochissima scelta.
Questa tavola, invece, presenta un'offerta quasi illimitata. È una tentazione per il palato. Si può scegliere tra pollo, selvaggina, insalata, carciofi o anche i prosciutti. Nessuno guardava cosa mangiavi. L'importante era offrire tanto. È come avere un intero menù sulla tavola. Molti piatti dovranno essere cotti al momento e Fonzi comincia a capire quanto l'impresa sia difficile. Non ho mai preparato tanti piatti insieme per così tante persone. Quindi inizio ad essere in ansia e mi chiedo se ce la faremo e se sarà tutto pronto per stasera. Questa era partita come un'insalata molto semplice. Poi ci è venuta l'idea di riprodurre lo stemma nobiliare della famiglia. Dato che avremo sul tavolo sia il pavone che il cinghiale, vogliamo rifarli anche in un piatto. Facile a dirsi. Speriamo che sappia di insalata di uova. Che cos'è? Non me lo chiedere. Dobbiamo arrostire il daino e il cinghiale. Ora spingeremo il fuoco sul fondo per grigliare la carne. Ma la faremo anche fritta e bollita. E modificheremo il fuoco a seconda delle necessità. Per arrostire tutte le carni in tempo per il banchetto, devono sbrigarsi a portare il fuoco alla temperatura giusta. Mi sembra che vada bene. Sì, ma ora dobbiamo alimentarlo con parecchia legna. Eh sì, dovete riempirlo di fuoco. Abbiamo tante verdure da cuocere, i cavoli per le insalate, per esempio. E poi c'è la carne da arrostire sullo spiedo. Sì, dovremo farlo entro un'ora. I pezzi grossi qui. Una delle cose che ho imparato da questa esperienza è che serviva tanto tempo e lavoro per preparare tutto. Oggi tanti ingredienti arrivano già pronti in cucina. E poi abbiamo gli elettrodomestici che alleggeriscono il lavoro. Quindi diamo tutto per scontato. Invece, nell'epoca Tudor, dovevi tagliare tutto a mano. E ogni alimento era lavorato per ore da diverse persone. E questo dava valore al cibo. Solo ora me ne rendo conto. Era un'epoca di grandi cambiamenti per l'Inghilterra. Nelle città il ceto mercantile era in piena ascesa e l'antica aristocrazia si sentiva insidiata da nuove famiglie di più recente ricchezza. A Haddon Hall la cura dei dettagli per ogni singolo aspetto del banchetto era anche parte di un messaggio politico e ideologico inviato agli ospiti. Questo è il tavolo principale. Quelli laterali erano apparecchiati in modo più semplice, ma questo richiede più tempo. Serve a creare la messa in scena del banchetto, dove ognuno aveva un posto assegnato. Chi era seduto alle estremità capiva subito qual era la sua distanza, non solo fisica, ma anche sociale, rispetto a chi stava al centro, sotto questo arazzo. Anche il tavolo non è allo stesso livello degli altri. È posto su una piccola piattaforma di pietra, detta predella. Quindi chi si siede qui è in posizione più elevata e guarda tutti dall'alto. Ha anche più luce. La tavola è orientata verso quella finestra, in modo che arrivi la luce naturale, mentre gli altri saranno in penombra. Quindi ci serviranno 3 tovaglie. Stiratura in stile Tudor. Giù, ora dritto al centro. La tavola del signore era abbellita col massimo sfoggio di raffinate tovaglie. Questo è facile. La biancheria da tavola di pregio era uno status symbol dell'epoca. Perfetto. La cucitura migliore davanti. È un po' increspata al centro. Tovaglie su tovaglie. A quei tempi costavano care. E più erano belle, pregiate e numerose, più dimostravi la tua ricchezza. A noi può sembrare solo una tovaglia bianca, ma all'epoca dei Tudor era come una fuoriserie di lusso. La presentazione dei piatti è importante quanto il sapore. Quindi il personale delle cucine gioca la partita più difficile per raggiungere le massime vette dell'alta cucina elisabettiana. Non manca molto. Quanto tempo rimane? Un paio d'ore? Sì, 2 ore. Ora sto cercando di fare un'insalata tricolore, con il salmone, il purè di piselli e le cipolle. Ma anche questa richiede molto lavoro. Ho dovuto tagliare le carote. Alex mi aiuta con le cipolle e ora mi sto sporcando le mani con i piselli. E penso, oh cielo. Ogni volta che ti vedo, hai le mani in qualcosa. In qualche porcheria. Prima di mandare qualcosa in tavola, ogni singolo piatto dovrà essere disposto con cura. Sto cominciando a guarnire la testa di cinghiale che farà da centrotavola.
Si è staccata un po' di pelle dal muso quando l'abbiamo tirato fuori dal paiolo. Credo che ci metterò un po' di gelatina. La userò come colla per attaccarci qualcos'altro e nasconderlo. Intanto, sul grande focolare, la carne di daino e di cinghiale sta cuocendo ormai da 2 ore. È bruciacchiato su questo lato. Un po' troppo, vero? Sì. Darò la colpa a Fonzi. Al giorno d'oggi teniamo il tovagliolo sulle gambe per non sporcarci, ma stasera i commensali lo useranno come si faceva all'epoca, quindi lo metteranno qui sopra, sulla spalla sinistra. Può sembrare strano, ma allora si mangiava con le mani, quindi è perfetto per pulirsi le dita e la bocca. Il concetto di etichetta ancora non esisteva. E nell'epoca Tudor si parlava di cortesia. Una dama o un gentiluomo ben educati dovevano comportarsi in modo da dimostrare la loro superiore estrazione. Ogni persona invitata a mangiare in una sala come questa doveva conoscere le buone maniere e per fortuna abbiamo dei testi che spiegano in cosa consistevano. Chi sedeva al tavolo principale, prima ancora che iniziasse la cena, si faceva lavare le mani. I servi portavano dei bacili di acqua calda, magari col sapone, e gli lavavano letteralmente le mani. Era un segno di potere. Sul menù non ci sono minestre, ma Sua Signoria ha un bel cucchiaio dorato. Serviva invece un coltello per tagliare la carne in bocconi belli grossi, abbastanza grandi da riempir la bocca. Si prendeva una porzione di arrosto con le dita e il coltello, si metteva su un piattino, detto tagliere, e si tagliava in pezzi piccoli, quindi posavi il coltello e pulivi tutto col tovagliolo. Se la cena andrà bene, sarà uno spettacolo di buone maniere. Non tutti i piatti dell'epoca richiedevano lunghe preparazioni. La cena si avvicina e in cucina preparano il syllabub, un semplice dessert a base di vino speziato e crema. Per mescolare bene i due ingredienti, Alex sale sul punto più alto della cucina e versa la crema in un piatto con del vino. Oh no, no! Vai, vai così! A sinistra! Il vino fa cagliare un po' la crema e la rende più compatta. È una crema al gusto di vino con un po' di bollicine. Deliziosa. 2, 3, vai! Vai! Su! Ho ancora tanta crema qui. Allora versa! Sono le 4 del pomeriggio e iniziano ad arrivare gli invitati al banchetto. All'epoca si cenava molto prima rispetto ad oggi per sfruttare al meglio le ore di luce. Tra massimo un'ora dovranno servire tutto in tavola. I piatti già pronti vengono portati nella dispensa per essere disposti e organizzati. Ci sono alcune cose che non abbiamo finito come avremmo voluto, ma non va male. Forse dovevamo fare qualche cena di prova per migliorare l'intesa e saremmo stati più sciolti. Prendo quello. Oh, è lontano, non ci arrivo. E 1, 2 e 3. Finora tutto bene. Sta andando tutto secondo i piani. Sì. Abbiamo solo qualche problema con gli arrosti. Sì. Aspetta. Ci vorrebbero ancora un paio d'ore. Forse solo una. Ma non c'è più tempo, quindi serviremo quello che c'è. E onestamente... Può andare. Abbiamo tanti polli e prosciutti, quindi neanche se ne accorgeranno. Ma il daino è pronto. Una buona notizia. Insalate? C'è maiale arrosto, daino, insalate di carciofi e poi abbiamo i prosciutti, tanti prosciutti, il dolce al marzapane. Qui ho delle palline di formaggio e anche del sanguinaccio fritto con pollo fritto. Avete degli altri prosciutti cotti? Un altro prosciutto? Ho questo! No, deve essere già tagliato! Non le dare retta! Dopo 3 giorni di duro lavoro, entrano gli ospiti e il banchetto sta finalmente per cominciare. Ci cambiamo? È tutto a posto? Uno a testa. Ma prima che le pietanze siano servite in tavola, gli uomini indosseranno le loro livree da balletti. Questo dietro la spalla destra, tutto qua. Sì? Mano sul fianco, in questa posa.
Sì. Dobbiamo solo stare fermi, senza fare niente. Bene, vogliamo portare i piatti in sala? Sì. Alle donne non era permesso di servire in tavola gli ospiti. Il personale era tutto maschile e doveva presentarsi al meglio. Cerco di mettere insieme i piatti su questo tavolo in modo che escano insieme nell'ordine giusto, così. Boom, 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 boom. Andranno sui tavoli in ordine, alla giusta distanza. Ora devo contarli tutti e provo a dividerli in gruppi da 3 o da 6. Quelli singoli al centro tavola. E avanti. Ecco il piatto forte della tavola principale, il pasticcio di pavone di Ruth, il primo ad essere servito. Per accrescere l'effetto, la ricetta originale suggerisce che il volatile sputi fuoco dal becco. La tavola del signore della casa viene riempita per prima di piatti costosi e complessi. All'epoca non c'erano le portate, si riempiva il tavolo di piatti e quando i commensali avevano finito si portavano via tutti in una volta sola. Quindi si serviva di nuovo e di solito finiva lì. Raramente si arrivava a 3. Ora vengono serviti i tavoli laterali, che ricevono una selezione di pietanze più essenziale. Una volta che tutto lo spazio disponibile sui tavoli è occupato dal cibo, il banchetto ha inizio. Hanno lavorato per 3 giorni senza sosta per preparare tutti questi piatti, secondo lo stile dell'epoca. E ora vedono il frutto di tanta fatica scomparire rapidamente sotto i loro occhi. Per Ruth è come tornare per qualche istante in un passato lontano, ma familiare. Non penso che sia andata male. È più o meno così che mi immaginavo un banchetto dell'epoca Tudor. Ci voleva anche tanto coraggio. Bisognava conoscere bene certi ingredienti per sapere come usare le buone carni e le buone verdure. Non c'erano troppi pudori a quell'epoca. Penso che la gente vivesse la vita senza risparmio, perché poteva finire presto, quindi era meglio godersela. Arriva l'ultimo piatto, il dolce di marzapane glassato e dorato, che viene servito alla tavola del signore. Per tutti i protagonisti, l'avventura di Haddon Hall finisce qui. I commensali resteranno a tavola fino a tarda sera e per la prima volta dopo più di 400 anni, questa grande sala torna a riempirsi di vita con i suoni e le suggestioni dell'epoca Tudor.